Oggi, qui alla tenda del risorto, è stata la giornata della sofferenza, la giornata del dolore. Come di consueto, la mattina è iniziata con le lodi ed è proseguita con la lezione divina di Sua Eccellenza Domenico Sorrentino e quindi con le riflessioni sul Vangelo di Giovanni. Dopo l'ora media, la preghiera di guarigione. In tanti, come sempre, si sono recati qui per questa preghiera. Il Vescovo ha detto ai presenti e ha spiegato che in realtà questa preghiera è una preghiera che non è diretta principalmente alla guarigione medica di eventuali problemi e sofferenze, ma è una guarigione del cuore, delle sofferenze interiori. Qui siamo alla tenda del risorto e il risorto ci porta alla gioia. Nel pomeriggio alla Basilica di Santa Maria degli Angeli è stata celebrata la Santa Messa ed è stata anche amministrata l'unzione degli infermi a chi ne ha fatto richiesta. In tanti si sono recati in Basilica e si è ripetuta così l'immagine storica di Gesù che accoglie gli ammalati. La giornata della sofferenza è diventata così la giornata della speranza e della guarigione, più che fisica, della guarigione interiore. Alle ore 21 all'IRIC si è tenuto il convegno dal titolo Il risorto, medico ferito, datore di salvezza ed è stato presente Don Andrea Manto, direttore dell'Ufficio Nazionale CEI per la Pastorale della Sanità.